Mio papà aveva una pottara che lavorava praticamente, lavorava da solo, e allora io dovevo fare un po' per camionista fino a 20 anni, parecchio pronto a Villar Perosa, che aveva un parente a lavorare Ah, ho da lì, però, di Villar Perosa. capito. E sono stati 7-8 anni, sono sposato con mia moglie di Grazzano, abbiamo avuto un figlio, poi nel 63 siamo venuti a casa. Ho capito. Lì c'erano, loro erano i letti, poi c'era la banda di Acuto di Grana, che erano 50 quelli. Quella sera lì erano venuti a trovarli e io ho fatto una festa insieme. Però loro sono andati a dormire in un'altra casina, che quando ho sentito sparare i tedeschi, qui lui è scappato. Ho E così capito. io passai tutti. Ma io non sai, tu c'è stato. La Mamma. mattina, la mattina a 6 ore, non so se prima o dopo, appena dopo pomeriggio, ma sai, a Valenza. Senza processo, cioè, li hanno No, è processati, li processo, hanno portati capito? sommario là a Valenza. Perché qui, subito dopo la guerra, si sono arrivati dei prigionieri sudafricani. A sudafricani. Subito dopo l'armistizio del 43? Cos'era? 43, quel prestigio Sì. sbadoglio. Allora so che io ero in campo, c'entra me, qui tu, sono scappato, ero 15. Erano 15, sono stati qui un po' a Grassano. E poi i tedeschi sono venuti a cercarli e mi in camion ha girato tutte le colline. Ma loro erano nascosti, non vogliono dove andare via. Dicono che hanno fatto la mala fine tutti. E invece qua il maresciallo Badoglio, di che leva era? Non era della leva di suo padre? No, chi era? A tempo della guerra del 15 avrà già avuto 40 anni. Ah, quindi Sì, era già in dico avanzata. dell'80, ma non so Come perché. ne parlavano in paese del Ma qui maresciallo? noi siamo stati in grand'opera, noi, poi in giro. Adesso in giro non ci fa pessimo dispiacere sentire, ma non è così. Ma certo. Ma è un uomo che è molto povero, Non si è mai molto arricchito la molto sua. solo. Ah. E com'è vissuto Adesso, dopo la guerra, è venuto a abitare qua. Ah, è venuto a casa. La sua casa, c'era la sua casa lì. Lei lo conosceva, quindi. C'era sempre per il paese. E quindi lei la sua esperienza d'operaio come se la ricorda? Io mi sono stufato perché anche qui mio papà era venuto vecchio e poi là non era il nostro niente, va. Uno nasce in campagna. La campagna, la pigliava. S'aguettava sempre i bit là, bevevo sempre acqua là dentro che io non bevo mai. Mi sono andato via a piantare, non sapere quel rumore, quell'attenzione, mi chiama sempre Aveva sempre sete. sempre. E poi ha smesso perché. No, poi avendo figli da fare se abbiamo fatto l'azienda così allora. Lei quanti figli ha avuto? Due. Due, un maschio? Due Due figli, due maschi. maschi. E adesso cosa fanno i suoi figli? Lavorano ancora L'azienda. sempre nell'azienda, quindi l'azienda di famiglia si è ingrandita. Grossi, A abbastanza. quanto siamo arrivati adesso? 60-70 giornate, penso. Quindi è già No, una bella azienda, una sì. bella azienda che è un bel giro. Adesso siamo un po' in crisi col vino, ma speriamo, È speriamo. una questione un po' di questi, Chi l'anno o hanno due. già in crisi? Tutte Ci sono tutti in in crisi, quindi. crisi. Andiamo a farlo. Andiamo con. Eccola qua, Vittoria. E Salta al collo al nonno. Cosa la mamma vago è andata in tutto perché anche lì ci ha cambiato la gente, c'è tanti meridionali, Tanti vengono da fuori, non sono più attaccati e a. Scappisti. qui quella gente lì che cambia più, non è la passione, Ma sono più né attaccati né alla roba né al paese, né né interessa più da né, perché qui, lavoro in un altro posto. va via a lavorare. Lei la vede brutta perché non c'è più nessuno che voglia lavorare. Ma invece partiamo dal presupposto che questi immigrati abbiano poi voglia di ritornare loro alla terra e di mettersi, di rimboccarsi le maniche e mettere su delle piccole aziende loro. Non Perché vedo altrimenti, gente che. secondo lei, lavorano solo per lavorare, ma non c'è la passione che Sì, avete voi. no, io devo parlare, se non c'è quei soldi che gli dai, ma Quindi noi a te la passione. non si lavora per la terra, si lavora per la grana. La campagna è un lavoro che lo devo fare per passione, se no è una fatica enorme. Io lo so che è una fatica enorme.
Adesso io vado a potare tutto il giorno nel fango, con la schiena bassa, mi viene male, sempre un po' male di schiena. Ma lì bisogna avere la passione per fare quel lavoro.